Salve a tutti, sono Matteo D'Ignazzi, batterista, turnista e didatta. Negli ultimi anni sto suonando principalmente nel mondo della black music. Suono con artisti, vari artisti hip hop, suono con Nitro, suono con un collettivo hip hop che si chiama La Sartoria, che siamo una backing band per vari rapper, quali Enzi, Nerone, Instaman, Tormento. Suono con il producer Decoda. E in ambito più rock suono con Appino. Da anni ormai mi affido per il mio sound alle bacchette Vic Firth. In particolar modo utilizzo tre tipi di bacchette, che sono le SD4 Combo, le 5A e le 5B. Perché ho scelto Vic Firth? Allora, io ormai sono anni che utilizzo queste bacchette perché il materiale ovviamente è un materiale di alta qualità. Mi piace molto il comfort che ho nella mano quando le tengo in mano e soprattutto sono sempre stato un batterista attento al sound, e ecco il fatto di passare da una bacchetta all'altra, quindi da grammature diverse, pezze diverse, mi permette comunque di sperimentare anche a livello sonoro sul drum set. Inoltre, avendo Vic Firth un catalogo molto ampio, ovviamente questo mi dà la possibilità appunto di scegliere fra una vasta varietà di bacchette diverse. Adesso entriamo un attimo nello specifico delle bacchette che utilizzo, partendo dalla SD4 Combo. La SD4 Combo è una bacchetta in maple, quindi di base è più leggera di una bacchetta in hickory. Ha la punta a barile, cono medio-alto. La punta a barile ha la caratteristica di dare un po' più corpo, soprattutto quando si utilizza il piatto, quindi va anche a valorizzare un attimino le frequenze più, diciamo, medio-basse, cosa che io apprezzo molto. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa bacchetta, che ne faccio io, principalmente è in ambito black, cioè la utilizzo per esempio con Naima Farò, con il quale faccio New Soul, piuttosto che con Decoda, con il quale faccio jazz, elettronica. Quindi è una bacchetta comunque sia, diciamo che essendo la leggerezza la sua caratteristica, mi permette ovviamente di lavorare molto di più in contesti in cui la velocità e il fingering hanno un'importanza notevole. La seconda bacchetta che utilizzo è la 5A, quindi la classica 5A in hickory. Ovviamente cambia la grammatura rispetto alle SD4 Combo, si sta parlando di una bacchetta un po' più pesante, anche perché appunto cambia anche la tipologia di legno. Questa la utilizzo in contesti, diciamo, più pop rock, ma capita comunque sia che la utilizzo anche all'interno del mondo, diciamo, black, cambiando proprio durante un live set bacchetta, quindi passo magari da una SD4 a una 5A per una scelta, diciamo, sonora e perché magari voglio una, diciamo, una corposità diversa rispetto a quella che mi può dare la SD4 Combo. Infine, l'ultima bacchetta che utilizzo è la 5B, quindi ancora una volta si sta parlando di hickory, si sta parlando di un'ulteriore aggiunta di grammi rispetto alla 5A. Questa la utilizzo prettamente in ambito, diciamo, rock, quindi per esempio la utilizzo con Appino, ma la utilizzo anche in buona parte del live con Nitro, in cui magari abbiamo sonorità un pochino più spinte, molto vicino al rock new metal, e ovviamente essendo molto più pesanti rispetto a una SD4 Combo o a una 5A avrete ovviamente molto più volume. Adesso, dopo aver fatto una panoramica su queste tre tipologie di bacchette, vi faccio sentire quanto il suono cambia per esempio sul ride. Partiamo dalla SD4 Combo, quindi bacchetta in maple. We'll be right back.
Ok. Passiamo alla 5A, quindi Ikori è un po' più pesante. Infine la 5B. Vi ricordo che per chi volesse approfondire il mondo Vic Firth, questo brand è distribuito in Italia da Algameco, quindi se andate su www.algameco.com troverete il catalogo dove ovviamente potete trovare tutte le specifiche su tutti i tipi di bacchette che vengono prodotti da Vic Firth. Con questo vi saluto e spero di vedervi a qualche mio concerto. Grazie.